Benvenuti a questo nuovissimo episodio della nostra carriera allenatore con il Sarbuchan su FIFA 23, quest'oggi ragazzi è episodio molto molto importante perché chiudiamo il mese di dicembre con le partite contro Bayern Monaco, Erta Berlino e Colonia e apriamo quello di gennaio dove ci facciamo le prime tre settimane di mercato invernale, mercato invernale che è fondamentale perché attualmente noi siamo quattordicesima a 14 punti in classifica e quindi rischiamo veramente ma veramente tanto la retrocessione, il mese di dicembre e il mese di gennaio sono due mesi fondamentali in chiave salvezza, prima di andare avanti però vi ricordo che se volete seguire questa gare al 100%, via Twitch, The King Xv dove prendete tutte le decisioni insieme a me. Se invece volete sbloccare l'episodio speciale, bisogna raggiungere 4K su Instagram, I'm not The King, Instagram è importante per rimanere sempre aggiornati, conoscere meglio, rimanere in contatto con me e soprattutto aiutare il canale ad espandersi a farsi conoscere sempre di più con un solo follow, mi aiutate tantissimo. Se invece volete vedermi parlare di basket, via TikTok, trovate tutti i link in descrizione e commento oficiale in alto e qua in sovraimpressione. Adesso però immergiamoci all'interno di questo episodio. La situazione attualmente classifica ci vede veramente male perché siamo quattordicesimi a 14 punti a pari punti con Klonia Hoffenheim e Bochum di conseguenza la partita contro il Bayern è la peggiore che ci potesse capitare in questo momento. La squadra più forte del campione anche se secondo in classifica perché la prima posizione occupata vediamo da chi? Dal Borussia? No, dall'Ipsia che vabbè è la squadra più forte di FIFA, l'Ipsia in ogni carriera natore andiamo a farci la formazione Immediatamente per questo Bayern Monaco. Contro il Bayern Monaco giochiamo con Karius Gazibegovic, Akpoguma, Aivu Schulz, Kerber Özdemir, Borges Sanchez, Corbeanu, Campana, Larsson. Loro giocano una formazione un po' il turnover. Vallega eh? tutta fascia, Lorenz in difesa, Van Dijk de Ligt, Vabbè Kimmich Gravenberg, Müller, Keekowell, Osimen e Mane e Sommer in porta. Non tanto, vabbè, sì, Schulz. Tanto spazio, lo prende tutto, cross in mezzo, meraviglioso anche perché non c'è nessuno. Campana, la mette giù, sponda verso Uzdemir Gazibegovic. Uzdemir Gerber, largo, steso Gerber. Corbeanu, 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 palla alta, Gazzi. Mettila bene, Yusuf. Mettila bene, cross da parte di Gazi, è interessante. Corbeanu, due depressione, Lawrence. Müller, Cowell, Osiman. Ancora per Cowell contro Kazibegovic, al 35esimo. Thomas Müller, Osimen. al limite lo prova da fuori. Carius, Kerber. Ah, peccato. Kimmich in pressing, recupera il pallone per loro. Kimmich dentro per Mané, che passa su Ivu. O meglio, ci prova. Ivu lo chiude. Può vincere in pallone. Buona per Kimmich il numero 6. Vediamo se allarga il gioco. No, va dentro per Gravenberg. Che lo prova da fuori. Karius. Punizione per loro. Gravenberg. Mi sa che vanno di schema. Mi sa che vanno di schema. Infatti è proprio così. La giocano vicino. Osimen. Oh, Osimen. Oh, capisci tutto. Attenzione al contropiede. Ivandro. Controlla e passa ad delict. Ivandro. Ivandro. Ivandro contro Van Dijk Ivandro è più rapido. Ivandro. Ivandro. C'è i quadrati. Lo sappiamo. Ivandro. Ivandro. Traversa. Non ci credo, non ci credo. Traverso e poi respinta. Borges Sanchez. Cross in mezzo. Leonardo. Non ci arriva. Peccato. Prova a ripartire il Bayern. Gazibegovic. Gazi Begovic. Begovic. Cross in mezzo. Larson. Con oh, la testa c'era arrivato. Mané. Sbaglia. Corbeanu. Campana è solissimo. Campana difende il pallone. Quanto sei bello, Leonardo Corbiano può andare lungo la linea. Contro Velasco è più rapido. Corbiano fino in fondo, secondo palo Borges. Ecco qua, entra Musiale al posto di Müller. È finita la pacchia. Due cambi per noi dentro Ciuni e Ekincer. Escono Borges, Sanchez e Larson. Cambio dovuto, due erroracci sotto porta. Il primo, diciamo che la traversa non la Graziano. Ma qui, veramente, piedi quadrati. Velasco sbaglia. Schultz. E con un miracolo ancora in campo, in questo momento dovrebbe essere sotto la. Non so. Non so. C'è un uomo che la può risolvere. Quell'uomo quell è Barish. Si mette a sedere Delict E Summer c'è? Questo è un gol di Baris Che mette a sede lì Godo Godo tra l'altro E poi ad incrociare Miracoloso Sommer E arriva Teo Corbeanu Big players Make big time plays Ricordatevelo C'è qualcuno che lo diceva Ai tempi Di Derrick Ross Ai Chicago Bulls L'anno da MVP E c'è chi lo dice Al primo anno in Bundes Di Corbeanu Con il Saarbrücken. Mane. Gazi Begovic Attenzione perché forse abbiamo un'ottimissima occasione Egincer, Egincer, chiuso la gimmick. Ma quanto casi, Barish? Barish nuovamente al 90 adesso. Barish, suona la carica per il Salbroken. Barish Egincer, Delicto si è sposta. Teo Corbeano al 92esimo, è una fotocopia. Teo Corbeano, 2 a 1, è successo. Ha mutolito la lezzarina e fischia la fine l'arbitro. Vinciamo noi in rimonta contro il Bayern. Ma che goduria, che bellezza. Tre punti che valgono tantissimo in chiave salvezza. Abbiamo eh, schivato la zona di retrocessione per il momento. è ancora lunga la stagione. Anche perché Colonia, Union Berlino e Augsburg sono a pari punti con noi. Adesso pensiamo all'erta. Perché l'Erta è una squadra da non sottovalutare. L'Erta è nono, nella realtà è retrocesso, però no abbiamo comunque paura dell'Erta a Berlino. Nono a 19 punti, noi dodicesimi a 17, questa vittoria contro il Biden però ragazzi ci motiva tanto, eh. Ci motiva veramente tanto. Andiamo contro l'Erta in casa. Contro l'Erta si gioca con Atubolo in porta, Gazi Begovic, Appoguma, Cornelius, Eze, Carraschiglia, Özdemir, Egincer, Corbeanu, Ciuni, Larsson E poi Larsson Let's go Larsson Let's go, Jordan. Jordan. Largo per Egincer Oddio, Barish. No, raga, questo è fortissimo. Oddio, Barish. Oddio, Barish. Miracoloso qui, Terracciano. Ma Cioni ha tirato addosso. Mamma mia, che giocatore, Barish. Egincer, ragazzi. Che giocatore. Larson. Crossi mezzo. Ciuni E Terracciano nuovamente. Larson. Crossi mezzo. Ci arriva. Chi era? Cornelius? Sì, Cornelius, ma ancora Terracciano. Terza ora nel giro di 10 minuti per Terracciano. Che. si è sporcati quanti? più e più volte. Ancora noi con... ancora te... Vabbè, andiamo avanti così fino al novantesimo. Melamed, Mitterstadt. Corbeanu, Subito da Cioni. Proviamo ad andare in contropiede con Marvin. Andiamo con Marvin contro Sifuic. Marvin passa su Sifuic. Marvin, Marvin riscatta sta stagione. Non Nulla riscattata. Cornelius. Rischia tantissimo. Attenzione. Nico Melamed Cornelius. E se? Buona per Corbeano. Corbeano prova a andare. Jordan. T'ho visto. Zifuic! È uno dei nostri. Un anziano serbruken! Esplode il Ludispa Stadion Zivuic è un nuovo giocatore del Saarbrücken Ed è 1-0 per noi Ma che bello, ma si è portato dentro proprio tanto pure Ha fatto pure finta di provare a recuperarla Carrascheglia Ciuni. Marvin E ancora, vabbè, ma Terracciano ma che ciao A Calamita Barish Guarda Ciges e gli dice Ciao ciao Guarda Mitterstadt e gli fa e gli fa nulla perché si è dimenticato che finisce il rettangolo di gioco. Però poi la recupera. Guarda gli altri e gli dice: Ciao, ciao, se vediamo alla prossima. Arrivederci, Cigerci. Ekincher lo prova! E Terracciano! Carraschiglia. Cambia gioco. Gazzibegovic. Rovina la carriera a Mittestadt. Palla dentro. Acpo. Mamma mia, che palla che ha dato. Non era ovviamente per Gazibegovic ma per Ekincher molto più largo. Ecco qua, è svenuto Gazibegovic Orosco dietro. Raimi Orosco a Tubolu. E Orosco segna Cigerci Orosco. Akpoguma. Le chiusure le sa fare. Poi come vedete, passare il pallone. No, Pessina, Pessina a Tubolu. Corbeanu. Carra Larson, Terracciano. Palo di campana, palo esterno di campana e finisce la partita. Palo esterno di campana e finisce la partita. Da posizione proibitiva l'aveva provato Leonardo Campana. Ed è uno pari, è uno pari all'Uddispar Stadion in una partita stranissima. Sifwik che si è fatto autogol. Ehm, Orosco che segna dopo un erroraccio da parte di Gazi Begovic alla fine partita di campana. Partita contro il Colonia. Si gioca perché è uno sconto salvezza. Troppo importante. Che arriva alla diciassettesima giornata, quasi a metà campionato preciso. E Andiamo a farci la promozione per la partita al Rhein Energy Stadin. Dunque, contro il colonia, giochiamo con Carius in porta. Gazibegovic, Begovic, Mustafia, Poguma Schulz. Kerber, Noiteker, Borgia e Sanchez, Corbeanu, Campana e Larson. Può andare, Corbeanu contro Fass Corbeanu, mette l'acceleratore. Corbeanu, Corbeanu, Corbeanu Dentro a cercare. Larson, Svabe miracoloso. Borges Sanchez. Cross in mezzo. Campana. Respinto. Cross inguardabile. Borges e Sanchez. E poi Svabe se la ritrova là. Incredibile. oh Limperla. nuovamente per il Colonia. Bravissimo. Qui in chiusura Schultz. E poi no, De Geer, Dobbiamo accelerare l'azione. Andiamo da Borges Sanchez. Parlano di accelerare contro Hector. Accelera tantissimo lui. Può andare Borges Sanchez fino in fondo. Borges Sanchez. Borges Sanchez dietro. Per Campana. Traversa piena. Traversa distrutta da parte di Leonardo Campana. Che ha tirato con una potenza inaudita. Borges. Contro Hector. Rientra. Piazzi Prossimo in mezzo. Interessante. Corbiano con la testa. Teo Corbeano al 76. Da posizione impossibile. L'ha buttato dentro Teo. Il canadese l'ha butta dentro con una meraviglia. 1-0 di misura per la lotta a salvezza. Tre punti fondamentali. Vittoria di squadra. Questa, eh. Dominio dal primo all'ultimo minuto, Schwabe ha tenuto in piedi il Colonia. Ma noi siamo stati più bravi perché abbiamo. Continuate a giocare per nulla frettolosi. Abbiamo aspettato il momento giusto per infilzare la difesa del, del Colonia e la porta del Colonia. E diciamo che le stats confermano quello che vi stavo dicendo. Quindi, osservatori inviati in Romania, Bauman e Belgio per Vereghe. Carius, fai scadenza tra sei mesi. Loris Carius, che comunque sta facendo un'annata dove i primi due mesi altalenanti, adesso sta consolidando la sua posizione di luare con prestazioni abbastanza buone, per Roll zero sinceramente a soli 31 anni 75 euro secondo me sarebbe forse scellerata una decisione di non rinnovarlo. Quindi io proverei a rinnovare il buon Loris Carius. farei partendo da una base di 20.000, visto che comunque è cresciuto veramente tanto, per arrivare fino a 30.000, mi sembra un'offerta ragionata questa. Mi sembra un'offerta ragionata. Due anni a 20.000. Accetta assolutamente. Perfetto. Quindi rinnovato Loris Karius che rimane per altre due stagioni Almeno um, al broken. Andiamo a prenderlo, dai. Andiamo a prendere Kevin Rueg. Rueg per il prossimo anno in precontratto Questa è la scelta che abbiamo preso insieme, ragazzi, e la chat. Giocatore forte che il prossimo anno potrebbe tornare utilissimo. Sia come titolare che come riserva. In base alle varie cessioni che faremo. È sicuramente un giocatore più pronto rispetto a un Traore, per esempio, per uh, i palcoscenici come quello della Bundesliga. E dunque è un upgrade a prescindere. Uh, quindi andiamo a trattare con il giocatore. Importante, ci sta. Tre anni, capelli meravigliosi. Temo una piccola cosa. Mi sa che non abbiamo i soldi. Invece sì, Kevin Rueg. A partire dal prossimo anno sarà un giocatore del Saarbrücken Giocatore che è nel suo prime 26 anni Giocatore che è utilissimo per l'utilità, Offerta di trasferimento di Yusuf Gazibeg L'Ajax è il realismo Gazibekovic, eh. Tratta Questa è un'offerta che ci sta È un'offerta interessante, intrigante Io chiedo 5 milioni e mezzo Perché il gioco ci diceva massimo 5 milioni eh, e 3 Anzi 6 milioni dai 6 milioni mi sembra un'offerta giusta per un giocatore come Gazi che sta facendo comunque una stagione buona in Bundes. 6 milioni. E allora noi rimaniamo con Yusuf Gazibegovic. Senza problemi. Senza problemi. Ed arriva adesso Kevin Rueg. Quindi è ufficiale l'arrivo. Il prossimo anno di Kevin Ruegh che sarà un nuovo gioco. È tornato. È tornato. Eden Hazard. Che dopo essere passato. I fratelli Azard. I gemelli Azard. Sono tornati! L'abbiamo aspettato per tanto tempo. Questo momento, ragazzi. Carius il Fenerbahce nuovamente. Il Fenerbahce già ci l'aveva chiesto in estate. Anzi, in casa, Rifiuta. Sì, sì, sì. Tutto a vedere se riusciamo a cedere. Marvin Ciuni Perché l'Ausburg ci ha chiesto 14.600. Noi 17.800. Massimo, possiamo dare. Possiamo chiedere, anzi. Si tratta perché, comunque, un giocatore che sta facendo una stagione bruttissima. Io farei mezzo, Quanto ci diceva il gioco? Per non rischiarla troppo È un'occasione troppo ghiotta per fare del cash dalla cessione di Juni Momento topico della carriera 14 e 6 rimangono bassi Rimangono troppo bassi 17 e 2 Questi sono bassi, sono son troppo bassi Ultimissima chiamata 16 e mezzo Proprio ultima chiamata Eh vabbè però non, te lo posso, non posso svendere i giocatori Gli esports Cioè manca a far così Cioè non, non posso svenderli non posso svenderli, sotto i 16.5 posso cedere uno che mi ha fatto 30, più di 40 go in due stagioni. Bene ragazzi, chiudiamo questo episodio qua dunque. Episodio molto ma molto importante, come vi dicevo nell'intro, che si rivela rivelato essere dal punto di vista dei risultati fenomenale, perché vinciamo contro il Bayern, vinciamo contro il Colonia, pareggiamo contro l'Erta Berlino, 7 punti, tre partite, comunque non sono roba da poco, soprattutto è una squadra che si deve salvare e nel mercato per il momento siamo ancora in fase di stallo, è arrivata un'offerta per Ciuni, però non possiamo svendere i giocatori come per Gazzini ci abbiamo preso il rug in precontratto quindi un pochino ci stiamo muovendo, però non più di tanto perché le offerte non arrivano prima di chiudere. però vi ricordo che se volete seguire questa greva al 100% che è Twitch, The King XV, se invece volete sbloccare l'episodio speciale, bisogna aggiungere 4K su Instagram. e Mouth The King, Instagram è importante per rimanere sempre aggiornati, conoscere meglio, rimanere in contatto con me e aiutare il canale a espandersi sempre di più. Se invece volete vedermi parlare di basket, via TikTok trovate anche link in descrizione il commento e commento che siete in alto. No, ciao alla prossima, ciao a tutti.